Proteggere l'albero secolare di Piazza Gregoriopoli, a Ostia Antica, una gigantesca quercia carica di storia, risalente al primo insediamento dei bonificatori e simbolo stesso della città. È questo l'obiettivo del Comitato Arte e Paesaggio e di tanti residenti della zona. La loro richiesta al municipio e alla Direzione Tutela Ambientale del Campidoglio è quella di inserire l'enorme leccio nell'elenco degli alberi monumentali, preservandolo così da tagli scriteriati o interventi dannosi. Stiamo cercando di valorizzare i piccoli gioielli del territorio perché è dal basso che si ricomincia a costruire una comunità. Questo albero ha un significato enorme per Ostia Antica. Pensare che non ci possa essere più diventa una tragedia. È stato già purtroppo tagliato un ramo, una parte consistente. Adesso è essenziale che questo albero sia inserito nell'elenco degli alberi monumentali e quindi protetto da qualsiasi altro intervento. Speriamo che questo appello dei cittadini sia ascoltato dalle istituzioni. Io ho chiesto un incontro con l'assessore al verde, l'assessore Prodon, onde evitare altre mutilazioni. Rappresenta questo albero l'essenza di Ostia Antica, possiamo dirlo? E sotto quest'albero ci abbiamo passato le serate, d'estate. Deturparlo, rovinarlo, no, e non mantenerlo per noi è veramente un obbrobrio, no? Quindi dobbiamo conservarcelo, di farlo iscrivere negli alberi monumentali in maniera tale che venga preservato e raccontata anche la sua storia. È diventato un punto di aggregazione, quasi un simbolo, per dimostrarvi l'amore che c'è per quest'albero. C'è stata un'iniziativa della scuola media, di una classe, che ha fatto qui una manifestazione, i bambini hanno portato dei cartelli e chiedevano che quest'albero fosse inserito nella lista degli alberi monumentali perché fosse protetto e valorizzato come era giusto. Un liccio che è memoria storica della cittadina, tanto grande da creare un microclima particolarissimo e unico sotto ai suoi rami. Per questo anche gli scienziati sostengono l'appello del comitato. Gli individui arborei secolari rappresentano un'eccezionale risorsa per la biodiversità, in quanto sono sopravvissuti a diverse avversità. Inoltre va detto anche che il leccio è resistente agli inquinanti atmosferici e svolge la funzione igienico-sanitaria, in quanto depura chimicamente l'atmosfera e quindi ha anche un ruolo molto importante trovandosi appunto in un contesto urbano.